Amici di motorsport.com, ciao a tutti e benvenuti a questa Top 5 più 1 special momenti che hanno segnato la storia del Gran Premio d'Italia. Prima di cominciare però vi ricordiamo sempre di iscrivervi al nostro canale attivando la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sulle nostre uscite video. Pronti? Cominciamo! Al numero 5 abbiamo la vittoria di Charles Leclerc del 2019, secondo successo in carriera per il monegasco che replica la fermazione di Spa ottenuta 7 giorni prima. Una settimana che definire particolare per Charles Leclerc è davvero riduttivo. Una vera e propria altalena di emozioni. Proprio a Spa, infatti, al sabato perde la vita in un incidente di Formula 2 un suo amico con il quale è cresciuto insieme sin dai tempi di kart, sto parlando di Antoine Hubert. La prima vittoria in carriera ha un sapore decisamente amaro, con la gioia smorzata dal dolore. Arrivato a Monza, Leclerc è avvolto dall'abbraccio dei tifosi nella festa Ferrari in piazza del Duomo a Milano. Charles conquista una pole d'astuzia al sabato, tenendo a bada eroicamente le Mercedes di Hamilton e Bottas in gara, con l'inglese che viene anche accompagnato sull'erba in frenata alla variante della Roggia. Tagliato il traguardo, la gioia è incontenibile. Charles urla via radio e in quell'urlo ci sono tutti i sacrifici, le rinunce, le frustrazioni e la rabbia. La voglia di vincere di un ragazzo al suo secondo anno in Formula 1 che riesce in qualcosa che alla Ferrari non capitava dai tempi di Michael Schumacher. Mamma mia, mamma mia. Ah, non ci sono parole. Al numero 4 abbiamo la vittoria di Sebastian Vettel del 2008. La prima volta non si scorda mai. Seb è autore di una pole al sabato, capace di sfruttare e leggere al meglio le mutevoli condizioni della pista quando tutti i big invece arrancano nelle retrovie. Tutto è apparecchiato per la giornata magica. La sua Toro Rosso va come sull'asciutto. Sebastian conduce una gara senza errori. Gli uomini di Faenza sono perfetti nel formulare la strategia vincente. E mentre gli uomini di classifica si danno battaglia tra l'ottava e la decima posizione, Vettel diventa il più giovane vincitore di un Gran Premio nella storia della Formula 1, record che verrà infranto solo nel 2016 da Max Verstappen. Grazie mille, un gara perfetto. Per la Toro Rosso, team nato dall'acquisizione della Minardi ad opera della Red Bull, si tratta di un risultato doppiamente storico che va a coronare anche tutto l'ottimo lavoro degli uomini e delle donne del team di Faenza nel corso di oltre 20 anni di attività in Formula 1, passati a lottare contro i colossi dell'automobilismo. Per Seb, neanche a dirlo, si tratta della prima perla che lo porterà a conquistare 4 titoli mondiali con Red Bull, ma questa è un'altra storia. Al numero 3 abbiamo un doppio Michael Schumacher. Il Michael vincitore del 2000 e quello del 2006. Tra i due passano 5 titoli mondiali conquistati con Ferrari, un numero impressionante di pole, vittorie e giri veloci, ma a non essere mai passata è la fame di trionfi del tedesco. Nel 2000 la lotta è agguerrita con Mika Häkkinen e la McLaren. Schumacher, autore della pole position, tiene a bada per tutta la durata del GP il finlandese in una gara funestata dalla scomparsa di un volontario della CEA, Paolo Gislimberti, colpito dalla ruota della Jordan di Frentzen, staccata a seguito di un incidente alla variante della Roggia. Michael vince e si rilancia in classifica mondiale portando il suo distacco da Häkkinen ad appena 2 lunghezze. In conferenza stampa però quello che sarebbe diventato il Kaiser sembra diverso dal solito. Basta una domanda, una sola, per farlo sciogliere in un pianto liberatorio. Michael, hai eguagliato il record di vittorie di Senna. Questo significa molto per te. Sì, significa molto. Scusatemi. Per poi venire consolato da Mika e dal fratello Ralph, giunto terzo. Nel 2006 cambiano i comprimari, ma il protagonista è sempre e solo lui. Il rivale per il titolo si chiama Fernando Alonso, campione del mondo in carica, l'uomo che gli succede nell'Albo d'Oro dopo anni di dominio del binomio Schumacher-Ferrari. E proprio Monza è lo spartiacque del mondiale. Nel Q3 Alonso viene penalizzato per aver ostacolato Felipe Massa partendo dalla decima posizione. Michael invece ottiene la pole position. La Renault dell'austriano pecca di affidabilità, esplodendo in una fumata bianca che fa urlare di gioia i fan del cavallino rampante, con Schumacher che coglie il 90° successo della sua carriera. Il podio è una festa di lacrime. Gioia, emozione e fierezza si uniscono in un tripudio di sentimenti delle migliaia di tifosi accorsi a festeggiare Michael che, festanti, ricevono l'annuncio del ritiro di Schumacher al termine della stagione, con Kimi Raikkonen sostituto designato. This is gonna be my last Monza race I'm going to do. In seconda posizione trova spazio la doppietta Ferrari del 1988. È un gran premio a tinte fosche. Per la casa di Maranello l'88 è una stagione veramente da dimenticare, con Alboreto e Berger che nulla possono nei confronti della coppiata Prost-Senna sull'imbattibile McLaren MP44.
A ciò si va ad aggiungere anche la scomparsa di Enzo Ferrari, il Drake, il fondatore, l'uomo che da un sogno, da un'idea, ha portato alla vita la casa automobilistica più famosa e prestigiosa del mondo. Spinti dalla voglia di onorare Enzo e di far bene nel GP di casa, Berger e Alboreto conquistano la terza e la quarta posizione al sabato alle spalle delle due McLaren. In gara, la mano del destino si fa amica dei ferraristi, prima Prost per un problema al motore, poi Senna nel doppiaggio della Williams di Schlesser, lasciano campo aperto alle rosse che conquistano l'unico successo della stagione, il modo migliore per salutare il Drake. E in prima posizione non poteva che esserci questo momento, il ritorno di Niki Lauda in Formula 1 42 giorni dopo il terrificante rogo del Nürburgring. Niki è un eroe senza mezzi termini, salire in auto dopo essere stato vittima di un incidente simile sarebbe stata una cosa impensabile con tempi di recupero umani, ma in meno di un mese e mezzo l'austriaco passa dall'estrema unzione dell'ospedale ad essere in quinta posizione sulla griglia di partenza del sabato di Monza. So you cry perché io non vuoi stare a Salisburgo in letto. Lauda è sofferente, sotto il casco sanguina, le bende gli fanno male, ma c'è un titolo mondiale da vincere, c'è un onore da difendere, c'è la voglia di dimostrare a chi lo voleva sostituire con Reutemann di essere ancora un pilota, anzi il pilota, il campione del mondo in carica. Niki conquista un quarto posto che sa di leggenda, ai box viene festeggiato come se avesse vinto la gara, ma in quell'occasione l'austriaco andava a conquistare qualcosa di veramente più prestigioso, cioè diventare un'icona mondiale, privilegio che a pochi umani è concesso. Manca solo un'ultima posizione e trattandosi del GP d'Italia non poteva che essere un bonus. Sì, perché è facile cadere nella retorica quando si accosta l'Italia alla Formula 1, ma è giusto anche far presente che il nostro paese è sempre stato tappa fissa nel calendario della storia di questo sport sin dalla stagione d'esordio del 1950. Si è corso quasi sempre a Monza, tranne nel 1980, quando il GP d'Italia venne spostato ad Imola nell'allora autodromo Dino Ferrari per consentire dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto brianzolo. Oltre a questo va sottolineato come il calore dei tifosi sia una colonna portante del weekend del Gran Premio d'Italia e chi ha l'onore di vincere a Monza come pilota Ferrari sa bene cosa questo significhi quando si viene abbracciati sul podio sospeso tra migliaia di tifosi festanti. Allora, piaciuta questa top 5 più 1? Quali sono i vostri momenti per cui il Gran Premio d'Italia deve essere ricordato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1,99€ al mese. Motorsport Prime. E sei in pole position.